A Nicoletti sfida Vera, in classe nonostante la classifica deficitaria sorprende la Fiericcione, quasi quasi le combina lo scherzetto. Di mezzo ci mette la mano anche l'ex tecnico dei Riccionesi Mirko Giorgi, oggi al classe con una squadra molto accorta nelle retrovie cerca di sfruttare al meglio la situazione. Il penalty iniziale aiuta, poi i cambi fanno la differenza fino alla beffa finale a 10 secondi al termine. Il 2-2 dimostra che gli ospiti sono vivi, la Fiericcione a domicilio dimostra invece di essere allergica e non poco ai 3 punti. Vediamo la gara. Al quinto il traversone di Borghini non viene sfruttato da nessuno dei compagni di squadra. Peccato perché dall'altra parte il Crash affonda al primo vero colpo e lo fa con un duello tra numeri 6 che porta al penalty sancito dal direttore di gara. Anastasia ostacola così d'Urbano. Dal discreto Sov ringrazia portando a sorpresa il Crash avanti. 0-1 per gli ospiti. La Fiericcione risponde con un'azione elaborata che sembrerebbe mandare a nozze Grimaldi, il quale da posizione favorevole spara incredibilmente alto. Il Crash prende coraggio, da un calcio piazzato Polidori domestica la sfera ma calcia al lato. La FIA ci prova con una rovesciata di Sparaventi, ma proprio il numero 10 strappa la sfera a Polidori che si addormenta, dialogando con Docente che ha favorito anche da un contrasto vincente ai danni di Valenza, firma il pari. Ristabilita dunque la parità con Docente che si mostra ancora una volta protagonista con questi colori. La Fiericcione sul fine di tempo va vicinissima al bersaglio con questo colpo di testa di Anastasi, pallone sul fondo. Squadra a riposo sull'1-1 con qualche protesta inerente al minutaggio. Nella ripresa parte avanti il classe che manda colpo di testa il neo entrato Cappello, ma Passaniti risponde presente. Dall'altra parte Cecchetti calcia in corsa il pallone che si perde sopra la porta difesa a De Marzio. La FIA andrebbe anche in gol prima della mezz'ora con Giochetti, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Da calcio piazzato è la volta di Alberigi, ma nulla da fare. Sempre da punizione ci prova anche il classe, ma Cappello deposita la sfera tra i guantoni di Passaniti. Ma siamo alle prove del gol. Zequinti apre per Tande che si fa ipnotizzare in uscita dall'otto. Ottimo Passaniti. Zequiri chiama poco dopo la deviazione in corner Passaniti, il quale dovrà alzare bandiera bianca quando da un cross raccolto dalla destra Sov colpisce di testa. La difesa della Fiericcione rimane a guardare la sfera che Tande invece con un colpo d'occhio fantastico intravede l'attimo giusto per fregare l'avversario. 1-2 e incredibile vantaggio del classe che a questo punto crede nella possibile impresa. Il vantaggio ottenuto dalla squadra di Giorgi dovrebbe mostrare accortezza, invece il classe supera la chance. Alberigi prima calcia in bocca al portiere, poi al 95esimo a 10 secondi al termine appoggia per Borghini, il quale mette al centro un innocuo cross che Giunchetti sporca quel tanto che basta per beffare De Marzio e giocare con il nome dell'avversario, trovando un colpo di classe nascosto che mette il titolo di coda al match. 2-2 e fine dei giochi, anche se la Fiericcione all'ultimo ottiene un calcio d'angolo che l'arbitro per questione di tempo non permette di battere. Tra le proteste locali decreta la fine del match. Giorgi a suo modo si prende una piccola soddisfazione rischiando l'impresa. La Fiericcione perde una chance di conquistare ulteriori quartieri nobili, una gradatoria che si fa sempre più interessante.